Ecco, siccome adesso noi abbiamo creato un po' di tutto, no? Per esempio Mare Verde indifferentemente, Miera la Fortunata, le canzoni diciamo di 20 anni fa e queste qui moderne, io adesso vorrei cantare una canzone di 11 anni fa, quella lì che è stata la prima canzone che mi ha portato, mi ha trascinato nelle canzoni di Malavita, e questa canzone noi faremo, di questa canzone noi faremo la sceneggiata a Natale. Perché? Perché facciamo sta sceneggiata a Natale? Perché dobbiamo andare un po' per tutta l'Italia con questo spettacolo, perché me l'hanno chiesta, generale richiesta, come vedete dietro alla fotografia di Mario Trevi c'è scritta generale richiesta, ma abbiamo messo per di tutta l'Italia, di tutti quelli là che fanno spettacoli per tutta Italia, per la sceneggiata. E allora io ho detto, perché non facciamo questo grande capolavoro anche in Campania, prima di andare diciamo in Sicilia, poi Milano, Torino e via dicendo. Questa canzone, io non so se qualcuno si ricorda, dopo le canzoni melodiche di Mario Trevi, 11 anni fa ha fatto una canzone di Mala, e ecco, brava, noi la porteremo in questo teatro esattamente, fatemi bene ricordare, 13, 14, 15 e 16 gennaio, saremo qui al Teatro 2000 portando questo grande capolavoro, che sarebbe la sceneggiata o Carabiniere, e dopo poi partiremo per la Sicilia e via. Speriamo che vi vedremo qui in questo simpatico e meraviglioso teatro a vedere questo grosso capolavoro che è un Carabiniere. Chiama a Sant'Anna, chiama a chi vuoi tu. Io ti rompo l'osso. Io passo qua in quella a te. Amen. Adorisci amen. Mannaggia. Ovvi, ti sto facendo a diventare religioso, sai. Ogni tanto ti faccio chiamare a Maronna. Non mi vuoi sentire, no? Ma che ti ha sentito? Io ti ho giocato la mia zeppruccola, ti ho fatto a diventare una signora. Ti ho giocato i zuccoli roveri e ti ho messo le scarpine lusse. Ma consumo i marciapiedi, me le dici. No, chi le vuoi? Ma non so consumo i marciapiedi. Ma se consuma le scarpe e dopo ci vogliono i soldi per l'accattare. E io non mi sto consumando, no? Ma che ne hai già avuto a te? Tanta carezza, tanta ammazzata. Se mi spoglio tengo carne tutto mulignato. E va buono, va buono. Tu stai con me sei puparuola e mo sei passato a me sei mulignato. Sa da ridere, sì? No, sa da piangere. Ma Righia, perché mi fai pigliare questo atteggiamento di cane in vacanza? Tu lo sai, io non sono così. Io ti voglio bene. Perciò va con fre, voi quando tu mi dici che te ne vuoi. Ti asciutto delle lacrime, ti. Ovvi che invece delle lacrime d'acqua esce nel lacrime nostra. Lacrime nera per colpa e sto rimello che ti mette sotto a lui. Proprio così. Pure le lacrime sono nere in questa schifezza e vita. Andiamo. Tu pigliai qualcosa o vado? No, non voglio niente. Già, non fa così, vieni, ti ristorano un po'. No. Ma Righia, poi, come asciuto a me, se tutto insieme a sto pazzo che ti vuoi sposare. E poi quando buono ti ha sposato, che n'hai? Che ti portano in un paese a fare la serva, a cammarella. Non è meglio questo, no? Ma poi tu è come se già fossi sposato con me. E mi tiene mia zavia, sì. E chi c'è? Tu sai che io non maleone non sono geloso. Ma è uno soltanto sì. Tu sei geloso di un pappone che ti porto tutte e sei. Ovvi che ci vogliono per forza ammazzato con te. Ma preferisci che ammazzato, sì. Perché quando fai un gentile mi fai più schifo. Ma preferisci proprio una cortellata in faccia. Ma che è? Che sta? Niente, Cristi, io se stiamo facendo lui ciangi. Sembra chi l'ho fatto là, eh? Se vuoi sposò. Ha trovato uno scemo che se vuoi sposò. Ma non lo sapevo però che se chi è scemo io sono pazzo. E va bene, amo Maria. Non fa così. Tu però tieni in mano troppo l'uomo. Ma quando che non mi viene a contare certe cose? Io tutte che scattamo in corpo e dopo non so più. Voritano poco, voglio andare onesto. Ma come l'hai pigliato tutto insieme a sto vizio? L'onestà è un lusso, ci vuole il renare. Perché senza renare l'onestà significa soltanto fame e miseria. E per chi non tiene niente, un marciapiede. Un marciapiede soltanto è a scuola da buona vita. Buona vita. Che sia scuola da buona vita, una buona vita.
magna viva, da durmescita, da durmescita che può pensare. Non sapilla, zappava sempre, era buona e faticatura, con la zappa faceva amore, tutte le urne sempre a scavare. Mamma purtroppo fatica, e ci ha impressa venette l'ora, che scava e scava per la terra. Schiocca, schiocca, correva sempre, un coppo carro, un carrettino, che sonora mattina e sera, bravo giovane a verità. Mamma purtroppo carica, ben amore ti somiglia amore, che bello carro per sopportare. Una figliola picciava sempre, è peccata si faccia amore, è peccata si a tutto l'ora, che sta bocca tocca a passare. Non buon buletto mai peccato, che peccata sia zi d'amore, ma pure virma sanna mangiare. Che sia scuola da buona vita, da buona vita, magna viva da durmescita, da durmescita che può pensare. Chiama Cristi, vieni con mio padre, chiama a pigliare una bella cosa. Sì, sì, è meglio, e vieni pure tu, ah, non voglio venire. E vieni, ma no. Uffa. Allora, ecco, allora. Ma io vado a pignolo, tu mi treno. Oh, casi lunga. Mamma mi marra qua in coppia piena e son cresciuto. Ma tu ti sei messo con sto talone lì in retto. Ma noi perdimmo pure l'ultimo treno. Cosa mi? O perdimmo, o non perdimmo, tu mi fa fa. I saccia a me stesso, saccia a me stesso. Io mo se non mi levo sto prurito a collo, stanotte non posso dormire. Ma tu so tre ore che la passa per nanza, la passa per la rete, a guarda, ta fattia e pierda sempre un dramma. Quello fa la passeggiatrice e tu il passeggiatore. E tu che ti credi che sto animale come te, io in queste cose c'ha già mettere la fantasia. Oh? Che la mo per esempio sa perché mi piace? Perché? Perché mi dà l'idea che fosse una foresta tedesca. Ah, ma perché i tedeschi sono speciali? I tedeschi? Buono, ma bene. Oh, e tu l'hai provato mai? No. E allora che ne sai? È la fantasia. Ah, e ti fai venire proprio mostra fantasia. Noi stiamo a Napoli stamattina. Queste sono cose che vengono sempre a sera, all'urdomore. Per me non c'è sto orario. E si capisce. Che le manca un po' ciuccio c'è sto orario. Tu non è può capire queste cose. Poi, ho bello che ci ho promesso pure un regalo o parrucchiano del paese. Ah, ah, a donna Ambrosio. Ecco. A donna Ambrosio. Ambrosio. Ma chi è sta Ambrosio? Un parrucchiano del paese. Oh, donna Ambrogio. Tu dici Ambrosio. Ha detto donna Ambrosio. Quando vengo porto una bella cosa. Beh. Di fatto sono chiudato un cafliccio e mi ha fatto mettere 20 sfogliate in questo pacchetto. 20? Catinca. E che c'è, mi sono concentrato le sfogliate. Che c'è? Sono mini sfogliate. Zitta. Che? Zitta. Che succede? Ma che è stata? Siamo in un campo di guerra. Il nemico ci ascolta. Cosa mi? È tedesca. È Lili Marlene. Ehi, a dove vai con sto bancarino? Non sembra questo. Bassotto. A me? Sì, tu, sì, tu. Io bassotto? Tu. E chi si crede? Quando hai preso allora? Mi dai un cerino? Un cerino, hai capito? Vottate, vottate! Sì, sì. Che sta come prima con il cerino e poi... Vottate, vottate! Sì, sì, certo. Vottate, vottate! Aspetta, ma... Vottate, vottate! Vottate, vottate! Un cerino? Subito a disposizione? A me non manca mai il cerino, cara signorina! Oh, cerino, subito vorrò! Oh, cerino, subito vorrò! Oh, cerino, subito! Non lo tengo! Aspetta! Scusami! Dammi un cerino. Non l'ho mai tenuto. Ossaggio. Piacente, non l'abbiamo. Scusami, e te ne è sparaglione.
Bassotto? Sempre io. Sempre tu. Cosa fai qui? Ah, io? Beh, io per la verità aspetto un amico. Un amico? Sì. Non sarebbe meglio un'amica? Oh, un'amica, hai capito l'antifona? Un'amica! Ti fai un risotto, eh? Un risotto? Non è tedesca, è milanese. Buono, ma ci sta l'Europa Unita. Fammi fare. Allora? Beh, ecco, per dire la verità, cara signorina, io è proprio un'amica che sto aspettando. Sì, perché non la fai corna con me? Capì. Non è milanese, è napoletano. Però è roba buona, così mi. Ebbene, si può arrangiare. Tanto siamo tutti italiani. Fammi fa. Ma che le ricevi in derrecchia a questo bello mascolone? Sono io un bello mascolone! Ma no, signori, chi sta mascolone? Io chi sono, scusate. Ah, tu, quando mamma te t'ha fatta, mamma te t'ha fatta, vuoi sapere che ci mettetto, vuoi sapere che ci mettetto? Ci mettetto l'immatura e fierra e pomarola forte. Secatura fatente e l'initiva per calma. Come mi piace, pomarola. Ti piace pomarola? Allora pomarola, Dimmi, come ti chiami? Chiamami Peroni e sarò la tua birra. Forza, viva da birra! Aspetta. E quanti anni tieni? Sono minorenne. Dimmi, Erosi. Io? D'Arzana. Buonanotte, Osicchia. Ma come sei d'Arzana? Io non mi fa essere di Parigi. Cosumi, è d'Arzano. Vabbè, siamo tutti cafun. E allora? Sono 60 minuti. Quando mamma te da fatta, Dico guai che facette, ma perché non sa portetta? Voglio fatta pigliare l'ordomo treno. Cosumie, non bazzia perché mo sto nervoso. Ma tu una poco le cercavo state famiglie. Ma che c'entra? Che l'ha mai smontato perché ha detto che è d'Arzano e mi ha fatto perdere la fantasia. È paura che ha fatto un animale. Ci vuole sempre prima un po' che corteggiamento. Ma è possibile che uno fa la corte a una passeggiatrice? Tu non capisci, Cosumie. E allora un'altra volta, presidente, tu con un fascio di rosa in mano. Ma che c'entra? Quello si fa per vincere un po' che suggestione. Perché uno sempre emozionato sta. Perché pensa, faccio una bella figura, una brutta figura, scomparisco, sono cose che succedono. Intanto io, mo l'ultimo treno l'abbiamo perduto. Abbiamo avrei solo chi c'era un passaggio con la macchina. Cosumie, mo sto nervoso. Scherzo di cosa così sono io. Mentre stai per lì, pare che ti passa la frega. Perciò fammi fa. E non accuccio mai niente. Senta. Che? Hai loganato? Nata. Questa è la zona. Come è buono questo? Ti piace? Ma, quanto mi piace. Questo è il tipo mio, proprio. Ah. Sa come stesse bello vicino a me. Sì. Quanto è bello, mamma mia, come mi piace. Vuoi provarci tu? Sì, Nicolì. Stavolta mi ha fatto a me. Vai. Perché io sono più pratico di te. Non lo metto in dubbio. Sì, io prima ero un uomo di marciapiede. Ah, facevo concorrenza a quello? Un signore. Battevi il marciapiede? No, conquistava queste ragazzine. Ah. Nicolì. Dimmi. Mandiena a mille un poco a mano. Sì, signore. Che cosa? Un pacchetto. Ah, un pacchetto. Tutti spezzi, continua. Nicolì. Vai. E allora io mi voglio. A chi deve scoglie? Come c'è un tuo amato? Che ne saccio? No, vado. Vai. Volessi cagarella. Io di uno alla stazione. Perché? Ti è venuta una mossa di viscere. No, volessi da giovanotto cagarella. Ah, con eleganza. Con eleganza, sì. No trappariello come si vede. Se no fai una brutta figura. E allora io vado. Vai. Guarda Maretta. Ci penso io, vai. È arrivata la mula forbice, è arrivata. Arrotino. Scusate. Nicolì, oui. Ha parlato ma non ha giù capito carista. No, sono stato io che ho starnutito. Esattamente. Mi sono raffreddato. Scusate, signorina. E Rosita? E l'inferno. Inferno? Nicolì, dimmi. Sai se c'è sta qualche paese che si chiama Inferno? Inferno? Aspetta. Inferno? Sì, c'è. A parte lo Giappone. Una volta sentette ricere l'inferno di Hiroshima. Ma quello Giappone, che è napoletana. Umarolo, si ha detto l'inferno? E te ne diamo un corpo. Oh, chissà che hai capito tu. Chissà quello che ha detto e tu hai capito una cosa. No. Cosumi. A me mi pare che quello sta chiagnendo. Chiagnere. Lo sapevo. Si chiude tu vicino e le fate chiagnere. Ma va tu a farla ridere. Ma si capisce. Ti piglia della mano una volta. Guarda come si fa per corteggiare una donzella.
Vaga pomare, marchetta. È una preparazione. Bambola. Bambola. Bambolona. Ora. C'è un cerì? Ma che sta facendo? Il suo prostituto? Non ho denti. Senti, ti possiamo offrire qualcosa? Non vale cerimonia, a disposizione. Noi non badiamo a spese. Un bello caffè, un bicchiere d'acqua semplice, una bella tazza di brodo e pulpo. Una bella zuppa di carne cotta. E allora cosa vuoi? Ehi, a ma fa niente, no, non è. A ma fa niente, no. Ma richiesta. Stirvisci, ma non è da te. E vi, che lo stanno a capo a perdere di. Ma che ci facite, cambi? Uno sta a camminare per faticare, vengono due morte fame scioperate e vengono a sfruglio pasticcio. Poi, ti hai fatto conoscere subito. Eh sì, abbiamo messo il divertimento per i bambini. Mo chiama Ludovico. Come chiama Ludovico? Ludovico! Ludovico! Nicoli, Nicoli, a non c'è niente, mi metto paura di Ludovico. Ludovico, e che già fa? Ma chi è su Ludovico? Che lo sa? Ma sei pazzo? Ma come importa a me Lodovico? Chiama Lodovico! E chiamala Lodovico, sa! È d'incella che mi fa un baffo a torciglione! Hai capito? Capito? Nicoli, Nicoli, a Mungen, avessa venuto Lodovico! Fammi fare! Cose pazze! Uno sta a mezzo per fatto su e che le chiama Lodovico! Sto tremando sana per mezzo di Lodovico! Ma che si pensa che io sono scemo? Eh no! Io sono campagnolo! Io tengo il posacciaro, e posacciaro, e posacciaro, è giusto. Avete proprio ragione, chi ci volete fare? Su cosa che succede? Ui, come bella ragionare. Ma quello che dico io, questo Lodovico chi è? O padrone della strada. Uno non può stare qua fermato. Ma avete proprio ragione, ma la gita siamo oggi e succedono ancora sti cose. E purtroppo quando succedono non si ci può fare proprio niente. Esatto. Siete bello quando parlate così, siete bello, vi va già a stringere la mano. Come vi chiamate? Lodovico. Piace. Come avete detto? Io sono Lodovico. Ah, ci capite buono allora? Cosa mi è? Fa! Cosa mi è? Ti presento a Lodovico? Piacere, volete una spugliatella? Sentitemi una poca buona. Sì. Io quando prometto una cosa, sotto tesca. Ma sapete che vi prometto a tutti e due? Cosa? Casi non veniate subito a cammino, io vengo fino a dentro paese vostro e vi taglio il reggio. Guardate, sentite, caro Lodovico, noi non abbiamo fatto niente di male, in fondo. Ah, no, non avete fatto niente di male. Parola mia. Ma perché secondo voi è giusto che le femmine stanno a cammezza per buscare urnata e voi mancate rispetto? Vamo a tirare a fare pagliacci. I pagliacci? Ma qua pagliacci, per carità, ci mancherebbe altro. Noi avevamo intenzioni serie. Serie? Ah, sì. Tenevi intenzione seria. Parola d'onore. Ma perché Vauli vi sposò? Chi? Io? No. E chi? Issa? Sì. Che ce la faccio, ah? Parla. Ma allora sei tu? Ma so io che cosa, scusate? Tu mi hai fatto capire che ti sei messo in casa. Ho capito. Ma mi sta fa passare guai a me. Io voglio far passare un guai a voi, non vi conosco, signore. Ma tu lo vedi chi? No! Ma tu cosa loco, non ci dai l'amicizia! Sai che dico? La prossima volta che passa per sta strada e dai fastidio a quelli femmina, io ti faccio la panza con mia scuola margarone. Ma sono spiegato pure! E rispondo, non va così, rispondo! E a te, va a te! E rispondo! Parlo! E la passa noi, rispondo! Poi godai in mano così, vero? Che passare? Se ne scesa la qua carne, e non ti preoccupare, rispondo io per lui. Ah sì? E che dici? Ah, rispondo. Io che dico? Ehi, che dici? Io dico. Che dice? Io dico. Rispondo, che dice? Dico che ha capito tutto, non vi preoccupate. Ah, beh, ma credevo. Se no sai com'è, la prossima volta... Sì. Ciò posso spiegare pure un poco meglio. No, non ce n'è bisogno, intelligente, hai capito? E mo sapete chi da fa? Sì.
facito valzer. Spiacente, ma potremmo fare un po' che tarantello, valzer, no? Io volevo dire, o valzer e mamma, arrunzata e già trenna. Subito, andiamocene a passare l'uomo. E insomma, era l'uomo che mi potevo trovare femmina. Ma morate, tu mi fai compromettere con chi? Io struppe mazzate, andiamocene. E veniata, no? Io vado a cantare con la chiesa. Qui state ancora qua. Se ne sono chiuso. Sì, se ne sono chiuso. Io mo capisco chi perché sa voleva sposare. E se capisce, non sceme chi. Ma chi dice tu? Che li riuscì? Sì. Non dovi. Ma allora tu non hai capito proprio niente. Eh no, perché ho fatto questo, chi è un bello giovane e sta da ricere. E io conosco un saccio. E chi è? Ma non è un saccio proprio buono, un saccio così. Ah, non mi vorisci. Ma non è che non ti voglio dire. Allora aspetta che mo ti faccio vedere, sì che non ballo sotto in mazzo. Ma no, non dovi venire qua. Aspetta. Non dovi venire qua. Ah, mari scappa. Ah, maronna mia. Ma non lo può fare tuo sangue, sto disgraziato. Ma non ne guardi. Marino, non dovi. Scappa e guardi. Allora. Appunto, che volete a me? Quando ci restano guadagni che le tace resta ma. Gennarino, devi incominciare a fare il cuore un po' più duro. E se no come lo fai, carabino? Ma chi erano guadagni 20 anni? O vado che andavo con mano creatura, che la fai? Eh sì, magari gli avevi insegnato prima come andare a rubare, eh? Appunto, la miseria fa tante cose. Tutto si giustifica con la miseria. Poi magari i fastidi maggiori te li danno proprio i figli dei ricchi. Ma poi quale miseria? Lo sai che ci sono dei mendicanti che hanno lasciato dei milioni? Uno dormiva con i soldi del materasso, dormiva su 50 milioni di lire, a un altro ci sono andati i topi e si sono rosicchiati tutti i bigliettoni che aveva. Qua la miseria vera ce l'ha soltanto chi lavora. Beh, ad ogni modo il mio treno parte, ti devo lasciare. Arrivederci, appunto, state papù. Grazie della compagnia, Ma raccomando, appunto, buttatemi un bello quando la siciliana quando venite. A proposito, tu quando vai in licenza? Forse fra un mese. Furba, eh? Sotto Natale vai a fare le feste a casa. Arrivederci, grazie. Arrivederci, appunto, state papù. Fate buon viaggio. Madonna mia, Maronna. Che sto? No, niente, c'è pazienza. Ci stavo un cane e mi sono messa paura. Ecco, erano loro sto cane. Buonasera, appunto. Buonasera. Erano cani, eh? Sì, erano cani. E forse pure vado a cocco un bucino. Andiamoci nelle mie casa, se ha fatto un altro, io tengo fame. E a vita, va. Ci sta scendendo pronto copputato. E beh, te lascio a te sola così, mi sa via. La signora è vostra moglie? È la fidanzata mia. Sapete con me, mi ha fatto una poche storie per ragioni di gelosia. E lei va tutto? Io la giova tutto. E perché mi avete pigliato? Io la ricita la giova tutti? No, non mi ha fatto niente. Però quando ti è picciata la sigaretta, ti tremava una poca mano, eh? E che ne fai, l'ispettore Megre? L'ha puntata per tutto coso, E che fai a fuoco, pagliaccio? Non ha puntata, ma io sto pazziato. E invece faccio vero. Tu le va tutto? Io la giova tutto. Mannaggia la colonna, giuro in coppa a mamma, te la giova tutti? No, vi giuro, non mi ha fatto niente. Ah, sì? Allora io me ne manco. State papù. No, aspettate. Ecco re, non ti conviene che me ne manca? Sì, dica. Veniate a così. E come se ne ha dai? State zitto tu. Appunto, ma io sono omma. Non sono un aggiunto. Omma. Tu sei omma. E beh, che faccia dice? Questa è prepotenza. Voi portate una divisa in curva. O se no non parlasse va così. No. Tu invece la ringraziamo sta divisa. Perché è per questo che ti posso dire tante cose che pensi. Perché se potessi parlare 5 minuti con te, omma, ti dà più faccia a faccia come lo vuoi. E va bene, avete ragione voi, che va già dice. Se spogliano i privati, se possono spogliare pure i carabinieri. E se in un giorno ve lo vado a sto vestito e vado a terra che tenete in culo e ha diventato omma come a me, o potremmo pure continuare questo discorso. E a te da aspettare a casa.
Ah, madonna, ma perché non può? Perché non dice la verità? Bastasse una parola da tu, io dico. E che le fornesse foto di vicinanza. Non tengo niente a dire. Ma perché? Ma che è che stai a muovere? È paura, che è? O ti piace fare questa vita che fai? Mi piace. Ma perché a voi vi piacesse che manco per spì? E allora perché non te ne mai? Ma non te ne ha nessuno? Tenga mamma. Te ne ha cacciata? No. Ma aspetta notte e giorno. È una vicchiarella che fare fatti i cartavolini. Ma è cresciuto rinda a mace. Sotto una campana fritta. Mai una parola amara, mai una mazzata. Ma mannava a scuola di prima. Io sono paesiella piccirilla che si offrite. Ma parlano per sé. E allora perché non ci torno? Perché non te ne vedo mamma nella tua? Ma che ne è appuntato? Mi è parso come se volesse sonnuzzare. Mi si vede pure un assassino. Pure all'uomo c'è un fame. E penso che ognuno era una creatrella tantilla in braccio a mamma. Io ne sento compassione. Pure un assassino? Sì. Penso che a mamma forse lo chiamava Gnacolino. Mollochello. Passarillo. Sa, tutti quelli nomi pazzia. Che mamma mette nei figli quando la fanno i cianci. E chissà perché sto pensiero è capace di mi fare cianci. Ma rimane una cosa. A te mamma te come ti chiamava? Fraulino. Nuccatello. No. Mi chiamava Reginetti. Senta a me, va. Torno paese. Lassala sta vita. Ricordate di quanti ero piccirelle, vinti per acci mamma, e stevo dentro casa reginella, che a potevo toccare, se qualche volta faceva scugnazzella. Come sapeva battere mamma, leggia, leggia, scuppulella, che sapeva sempre da. Mancava faccella mari, la maia da battere. Mamma, fanno male in mano amare, quando mattano ogni sera, ma di mano non corottelle, te potessero sfreggiare. Sto
sorella, ma pare mamma, che le chiagna tutte le sere, coppo libero di preghiera, torna a casa Reccinella, torna a casa tu. Torna tu mamma, mi prometto che ci torno. Già son mia. Oh, tieni. Che la dice pure già son mia? Ma perché volesse pure restare a presa? Ma stava zitto, non allucata. Non allucata. E chi l'ha avuto volta può avere pure ragione. Sì, signore, hai ragione pure tu a bastare una allucata. Hai capito? Tanto facciamoci tu poi, che non ha concetto, ma mi sa a me a posto i guardi e farà porto. Perché stanno almeno figlio, o carabinieri. Oggi offrono con l'ultimo giorno di licenza e se ne a Napoli un'altra volta. Hai capito? Ma ci sta pure carabinieri a portare di mano. Beh. Ti faccio arrestare. Limone, è come si aspra. E tu come si doce. Ma insomma, non avevo fornito. Ma allucate un'altra volta. Mo me ne va. No, aspetta. A rovaggio. È perché non voglio sentire. Si parlate zitto zitto, va sento. Si allucate, non va sento. Gesù, tutto al contrario risulta. Ehi, tutto al contrario risulta. Diamma. E altre ricette. Dunque, come ti stai dicendo? Tu faccia un giallute. Ma tu vieni sta giapponese come offrenda. Ma chi le sua nerva? E tiene solo due nerva, sì. Io tengo con dritto. Ma poi amma te non lo chiama faccia giallute. Va bene, va bene. Dunque, o faccia verde. Dalla no. Ma senta a me, fuori racconti in bianco e nero. Lei è stata a cricolore la mia. Che facevo faccia verde? Passavo con una motocicletta andando a casa mia. E che ci sto, di via di transito? Non passia, questo mio. E rimbetta a me, chi ci sta in casa? Chi? Ah, faccia tosta. Se fissate che faccia? Mariella Rossa, che rosso è capillo, ma non si fa mai rosso in faccia. Allora li va a prea, tutto questo ci bruffoniamo a fa. Brrr, brrr, brrr. E glieve sotto in coppa con quella faccia scema che tena. E allora si affaccia adesso con quella faccia paccara che tena. Quando mi ha visto a me o faccia verde, ha fatto subito la faccia io. Non ha capito niente giù e stai venendo a farmi in faccia a me. E si è fatto male? No, purtroppo non l'ha già avuto sto piacere. Meno male, se no faceva la faccia violetta. Però la motocicletta è caduta e mi ha scamazzato due pulicini che stavano andando a casa mia. Teresa, Teresa, e questo è tutto? Ma com'è che è tutto? Questo mio io ha già perduto due pulicini. Umarone, ma io ti voglio papà, sì. Basta che la fornisce e non ti fai vedere più. Bravissimo, fava le ripulicine e archiviamo il processo. Chi sto fa tutto cosa fa? Che erano pulicine, ma poi diventavano galline. Ma dove erano poche? Vabbè, te fava come galline. Sì. Bravissimo, fava ancello come galline e non ne parlammi più. In un momento, chi sto subito fa? Ma che buono, quanti chili che pavo come galline, ma che sei contento? Vabbè, quello poi galline facevano l'uovo e mettiamo che facevano gli uomini sì e gli uomini no. Rintanando erano 365 uova, a 100 litri dell'uno io quanto ricavava? Vabbè, qualche frittata e non fare i zampaglioni c'è pure rialati. Non voglio niente, voglio papà i pulicini, i galline e tutto l'uovo, tira la somma, quanto ti aggiarà? Ma lo faccio io con un mese ragioniere, dunque 365 ova, 100 litri su 100, 200, 300, 400, 500, 600... Ma che stai facendo? O contento. Ma quello contento? Ma anche se è contento, no? Quello poi gallina diventavano voccole,
E faceva una di pulicina di gallina, dava di bocca di pulicina di gallina, dava di bocca di pulicina. Ma tu che devi sangare? Ma vorrei che per due pulicine volessero palazzo e casa. E tu volessi una bella scarpa in fronte? E tu volessi un buffettone? Sì, sì, non l'ho locato! Non l'ho locato! Non l'ho locato! E che tanto mi si è fatta a fuoco? Che mi si è fatta a fuoco? Ma mi disse perché non ci fa lucco a nessuno. E stai a luccare proprio tu. Ma io si a lucco per far sta zitta. Sì, sì, e potevi sparare pure una cannonata. Ah, già te pacienza, una cuce che li ha sciorta mia. No, no, che li ha sciorta mia, che mi sono affidata a te che si scemo. Ma ci ha buscato una damazzetta. Quando a te tre, poi a Eva, voglio l'aspettare. Ecco pulita mia, una cuce. Quando chi lo costumi e la mano da parlare? Io. Chi l'ha ragione marito, ma che dice che a qualche giorno è chiesto con tutto quanto vuoi andare a pigliare la mano. Una cuce, guardate, che lo dice? Stai zitto, non mi fa perdere lo tempo pure a me, eh. Chiamma tre, vai su. Brava, ma mi sei forse ingrassato, Sei fatica, te? Faticamo mai, calma, faticamo. Ma a te, cammini. Ma vieni a casa, sì. Vieni a casa. Sì, proprio un scemone, dica così. Perché? Ma come sai che lei è così geloso? E ti metti a fare Ustino Pazzo, coppa la motocicletta, non sa che sei Mariella Rosso. Ma qua Mariella Rosso, qua Mariella Rosso. Io non sa che lei non poteva parlare. Eh? Scusami, i mentri avevano coppa la motocicletta, sa chi mi ha visto innanzi a lui? A chi, a chi? A che la piazza è biondone, piazza Ferrovia a Napoli. A biondo? Ma qual a biondo? Umarone, la passeggiatrice. Ah, a Birra Verone? No, l'Espresso Bonomelli. Che là è Lodovico, Tu ricorda Lodovico? E chi so scorda Lodovico? E beh, che fa qua? E io che ne faccio? L'unica cosa che posso pensare è che il si è innamorato di me. Ma Nicolì, tutto lo sing, che lei si è venuto qua, sicuramente è venuto per me, per la mia bellezza. Ma perché mi ha fatto lo stomaco, po'? Nicolì, io tengo il fascino. Io quando guardo una femmina, la fulmino. Si peggio lo DDT, allora. Hai capito? E siccome che è caso sicuro che è venuto per me, io mi mangio a cagnama, ci metto un abito pulito. Hai ragione, così anch'io faccio la stessa cosa. Io tengo un bello righeggesso che quando mi metto faccio la figura mia. Tu? Io tengo un costume che mi regala la banana per un nonno, che è proprio una cosa pomposa. Sì, a passare uaia. Ma che tiene niente lasca. Figurati che quando mi metto quello e passo per il tuo paese. Io voglio di fare una sisca e pernocchio. Un signore, mi pare un ministro. Ehi, tutti quanti dicono, poi no, che sta passando l'avvocato. Per causa persa. Cosa mi sai come si dice? Chi tenne più povero spara. E mi mette pure l'acqua di colonia. Tu, io avrei per quello che mangia un po'. Poverino, mi piace. Sagre, chi lo vogliono da partire? E non ci faceva il tempo a stirare tutta la roba. Allora, Congevo, io sapete. Io sto sempre a disposizione. Grazie. Ma sei una buona vicina. Sta venendo Gabriele. Oh, Gabriele! Ma quando viene marito, mi arriva l'ora. È perché ho una cuccia di che non faceva mai io. E lui ci ha accettato lì. Oh! Cosumie! Si sembra tu che ci fai perdere tempo. Lui è tenimma che fa. Disgraziato. Fuori botte. Fuori botte. Quindi fuori botte. Fuori botte. Fuori botte. Ma tu stai ricco, così? Sì. A Gevippo di Molena, a Gevippo. E vatta a fare croce con l'acqua santa, va a fare a sciogliere la cuore. Non c'è a chi, lui, o piazza una rosa e palina in piedi. Ma questo mio? Ma qua questo mio, a Don Giacinto. Ma perché ti ha chiamato una da volta? Sì, sì, mi ha chiamato una da volta. Ma che si crede, che tengo cuore pollici come là? A me non mi fa paura, iacca non me ne va, coi. Ma come mangia a chiagnere, e che le femmine solo che si sapete fare. Non c'è, che se sono terre mie e vie, sangue mie, e nessuno me lo fa iacca. Un nonno mi viene a tazza a fa canterra, ma non ci stava niente. Era come mio deserto in l'Africa. E mamma l'avesse a vendere così per la mangiata di fame. Che è uscita la messa? No, no, siamo c'è una parte di via. Ma perché gli stava? Voglio bene, siamo c'è venire. Ma fammi avere gli stava? Ah, proprio, sì. Don Giacinto. Non ci ho potuto dormire la coppa e mi ha corruto a prima, sì. Ah, tu stai qua, eh? Sì. Sto qua. Buongiorno, non la concedo. Ma insomma, che devi mi sengare tu, si può sapere? Stai zitto tu. Io però non ci parlate una volta, ma state nervoso tu. Stai zitto, stai zitto. E so Anna che mi sto zitto, ma tu che devi mi sengare? Lui che sono che mio, e io non voglio chiagnere più. Era bello quando i femmini si pigliavano con la frusta, come l'anima. Una volta però l'uomo si pigliavano con la frusta. Om da om. Giusto. Però per qualcuno ci volesse la rivoltella. Ma quindi mi ribotta la faccia, ma ti faccio una rivolta. Pigliate anzi i tuoi riporti, chi lo possa rabbiare voi a caccia, vabbè? Non c'è cinque,
Io a Piso Muro ci tengo crocifisso, sempre sia lodato. Noi volimmo stare quieto in da casa nostra. Ah, e quando sto signore mi mette a schierenare in prestito, io non stavo quieto a casa mia. Ma aveva spazzato il coscio che l'aveva. No, io mi avevo spazzato in mano prima che c'erano la vita, hai capito? Ma perché? Che la vita per tu? E che già aspettò? Ah, che già aspettato che ti cresce l'albero dei soldi e mi sono l'urto, sì. Ma guarda, Ah, così tu da gente. Ma insomma, può capire che oggi ha faticato la terra, se per due tempi io sono ora. Oggi sono l'acciaio o cemento che danno a campare. E via, i giovani in tuo paese se ne stanno in tutto quanto. Per faticare vanno all'estero, a Svizzera, a Germania, all'Australia. Ma io sono vecchio. Sì, sì, vecchio vero, ma tiene due figlie mascole. Uno fa carabinieri, e va bene. Ma chi l'altro? Chi l'altro? Chi l'altro è come me. Ho bene la terra e te non vieta va fa. Ah, bravo, va bene la terra, E beh, ognuno c'ha i suoi amori. Io voglio bene i soldi. Va. Vuol dire che io a casa di me se lo porto in amità. Poi a chi impiega con noi? Facciamo vini, vabbè. Ecco l'inflazione che cammini aspetta a te tutto questo tempo. Poi rabbia, un cambialone è già scaduto. E tu non te l'hai fatto passare manco pagato. Io fravo che hai sei palazzi. I soldi per me hanno diventato prete. Muri che non perdono mai valore. Io non posso aspettare più. Ma allora me lo devo stringere a vendere a me? No, ti voglio costringere a farlo. A me o a me? Sì. E vabbè, come si dice, l'homma che ha parola, io vuoi che corri. Io fra 15 giorni porto i soldi. Caggia, la cambriessa devo fare lei, frate e moglie, ma è che mi do. Ah, sì. Sono sicuro che mi do. Niente che sto dicendo. E vuoi parlare, mo, che ha davantato mu, dai, ha davantato. Ah, frate, ma come? Chi le dà presto? Chi le dà tanto presto? Ah, sto zitto tu, da genito. E mo ha già dice pace. Già ti venne perché stavo con i figli miei vicini. Sì. Ma perché Vicenza forse che è una rogna. Ma gli figli? Ma tu lo sai che mi spasteria? Ma tu lo sai che ti posso accompagnare pure a causa a buffettura, sì? E come ti permette? Sì. Ah, sì? Sì, tu accusi a Gino. Accusi a Gino. Beh, tu hai ragione che hai solo un signore, se no ti facevano un ballo per nato. Ma c'è tu, ma tu lo sai che... Sì. Sta venendo Vicenzo, Ah, sì, sta venendo figli mio Vicenzo, non facciamo sentire niente, già da Vicenzo, tanto già sì, guarda, io cerco scusa, non mi riuscite niente, la prossima auto scudo faccio. Ah, io sto qua. Don Giacì, scusate se non vi rompo la mano. Sapete, venga a mia terra e sono tutti sporchi di fatica. Mamma, facetemi un piacere, pigliate un bacino d'acqua e una tovaglia, già da pacere. Vicino, proprio a te stiamo aspettando. A me? Sì. E quale onore, Don Giacì? Sì, ma io volevo dire. Ma passate per te. Don Giacì può parlare con me, no? Dicite, Don Giacì, io a voi per sempre. Che da già dire, che te posso dire? Noi, se ho venuto a casa, c'è la carità patata. Vabbè, si possa avere un'altra mia. Mamma, grazie, scusate. Ma stiamo per dicendo? Guarda vicino, tu sei giovane e tieni un'altra mentalità. Fate di me, siete una coccia tosta. Io? Papà, state zitto, agiate pazienza. Dunque vicino, Non stavo dicendo, si che sti terra si vendessero... E terra non si vendono. Ah sì? Sì. E allora dico che se e terra non si vendono, tu non mangi più. State servite, Don Giacì? Buon appetito. E pare provolone e mortadella, Don Giacì. Allora, come dicite voi, non mangiamo più. Io posso mandare a mia salita. Ma ci mando a mia salita. Papà, state pazzito. Io posso distruggere. È così, dell'onnipotente. Ah no, vicino, l'onnipotente sono solo i soldi. Se io ne tenessi, allora non sarei riuscito. Ma per grazie a Dio, mi posso trovare qualunque soddisfazione. Vicino, io non posso aspettare più. Non posso e non voglio nemmeno. Oh, ma con chi ha già parlato qua? Ma chi è l'uomo in questa cosa? Io voglio erano i miei, capite? E i soldi miei voglio. Aspetta. Mamma, c'è da pacifica. Don Giacinto, in questa casa sono uomini tutti quanti. Pure lo succio che stare in questa stalla, ci vuole dire. Ma ce ne sta uno che viene prima di tutti quanti. Papà, data la sta mollezza. Sì. E gli dei sordi tuoi, dì! Ah sì? E io sono un gomma ad essere trattata così. Vabbè, oi. E cazzo dici, noi? Io mi porto un pacco da casa.
Ma sono anch'io che tengo in un rebbe di copuglio. Ricordatevi, rinda sta casa, si chiagnerà. Gabriele, ricordatelo, si chiagnerà. Sbrocco! Ricordatelo tu, Gabriele Calabrese è un tuo figlio maschio, perciò è ricassato. Guarda, ma come hai fatto, belli papà? Ma avessi fatto cocco guai. Fatto zitto tu, fanci parlare a noi. Ma che aveva fare, papà? So che tuo frate, ma a me me l'ha già fatto imprestare. E come qua la mente, e qui la mente, sta niente a fare. Non è fatto buono. Paese non c'aveva una valigia, tu già sbagliata per andare a casa mia. E che ne sapevi? A ci conoscevi il tuo paese, a voi? E sono venuto a cercare l'appoggio. Poi che ne sapevi che tu avrei poco più abbandonato di me? A te ti hanno luato una femmina, a me un rispetto. Per mezzo a loro sono scesa a cavallo, a ciò perso il comando. E io sono nato per vincere. Che la famiglia ha da chiacchiere, a ci avrei la mamma e mio padre per tutto a lui. Ma sono vestiti che costano qua? E io voglio papà. Il sbruffone vacante lo vecchio, ma lo che ha le spalle. Tengo due figli mascoli, perciò sono ricco assai. Quando si trova morto a Nanza, voglio vedere se è più ricco. E quello lì da dormiva prima? Un carabiniere. Ma come? Non discutere, io parlo. Tu sei un cane preso. Un padrone dice figlio e un cane figlio. Ma perché non facciamo fuori prima a chi là, a Vicenza? No, per Vicenza è ampressa ancora. Tutto quanto in tuo paese sanno che c'è stata poco roba per paese. E quindi che si aspetta che adesso non vuole a me. O carabiniere invece sta più esposto al pericolo, sta fuori paese, e un fatto è più naturale. Questa è politica. Decide pure. È meglio prima o carabiniere. Nel resto ci tengono pochi ricci da mare prima. Sì. Siamo d'accordo, non c'è cinque. Quello che sa da fare, sarà fatto. E io come vengo a sapere. Niente scritto, niente telefonato. Decide o giù no. Non sto parlando così. Ma la sera roppi, 10 precise, ci incontrammo qua e mi ha portato riesta nei soldi. O riesta nei soldi, d'accordo. D'accordo. Buon Natale, lo devi, eh. Buon Natale pure a voi. Appunto rimane la vigilia e forse ci pure piacere mi ha affannato la casa. Quello che mi dà più fastidio, sai cos'è? Che cosa? Il pensare che i miei figli di battone dei banditi a quest'ora se ne stanno al caldo in un bel appartamento con una bottiglia di whisky e magari con una bionda seduta sulla ginocchia. No, ma con stupido pigliato passato. Che ho sbagliato, dovevo farmi bandito. Ecco, vedi, magari tra vestiti da Zabognari vanno a fare la novena davanti alla grotta. A che sono a casa mia, papà stava facendo un presepe. E tre stile, capo a mamma che non squaglia il tempo, c'è da qualche pazzo di pastura. A mezzanotte la vicina, mamma c'è te. C'è te che ti ha fatto un bambinello, un palmo di mano per tutta la casa. E tutta la famiglia, gli amici, a tre da esso, con una processione, cantano. Tu scendi dalle stelle, corri del cielo. Fino a che non ho posato in da grotta, da San Giuseppe Amarone. E di un po', ti dispiacerebbe rimanere un po' solo, un minutino soltanto, così magari pensi meglio. E perché, appunto? No, vorrei arrivare al bar all'angolo a buttare giù una nicina, sa, per riscaldare un po' il sangue. Ma mi pare, andate, andate. Ehi ragazzo, non avrai mica paura, eh? Ma dai, non ho paura. Bravo, bravo, c'hai la stoffa dell'eroe. Ah, e se ti ammazzano, fatti lasciare
il nome e cognome dell'assassino. Non vi preoccupate. Ci farò lasciare un biglietto con le sue generalità. Non vi preoccupate. Padre, e che fate a quest'ora per sta strada? Mi chiamate presto perché ci sta un moribondo che ha bisogno della mia benedizione. Co? E a tu? Caso tre cose, una pianura. Capì che la catarella l'ha fatto e la lava non ha bisogno. Ma trinchi che stai proprio pulì e muore senza bere. Mamma! Mamma! Vent'anni amore, e porto con me stesso nudo me, a non faccia mettere paura, portatevi se su carabinieri. Moria non naccia di agneri sofferte, che sconna fossa di agneri per me, e fallerai, fa una bella morte, e amma carabini. Ma che la mamma però non si mette a scuotere ma capisce che sta dignità e come ti agnerà che la mamma la daremmo nemmà le mie camaronne che Dio ma come fa ho fritto con la sotto scialle là povera mamma mia per sempre porterà mamma però non si mette sconde giante non la capisce che sta dignità e come gli annarrà che la mamma la terremmo nemmà alle mie camaronne che Dio ma come fa fritto un gol sotto scialle là povera mamma mia per sempre porterà Carabiniere Gennaro Calabrese, agli ordini, salutatemi, salutatemi a mamma. Thank you.
convince perché io saccio, io sono venuta a te guasta. Ma non signora, io Natale sempre a tua mamma muoveva a fare, già avevo deciso così. Ma io non mi aspettavo che chi le portava addirittura in da casa rubata da mamma. Ah no? No, abituata che ci schifano tutto quanto. Ah maronna, mi stai facendo una croce per un fatto che non è. No, no, io saccio, capisco, sono venuta a te guasta. Non credeva che ti avevano messo in da una casarella nascosta. Non so, senza parte per nessuno. E allora Giuditta è Natale, l'ha fatto sempre con Maria, non ci vorremmo tanto tempo. Ma mi è stata persona per bene, io mi ha trovato, ne ho avuto piacere. E hai fatto proprio buona. Mo scendiamo tutte e due a tua mamma, tanto che lo può essere vicino. Però quando mi rispiace. Ma non mi vuoi fornire o no? La giarifera, tu hai cagnato proprio faccia. Ma pare nata, papà. Ti vanno bene, eh? Eh sì. E trovate proprio una famiglia. Ma io vado, mi guardo attorno e dico, ma mi sto sunando tutto questo. Com'è bella, Cristina. Volesse che l'avesse pure tu una fortuna così. Ehi, è una parola. Perché? Che le so cose come la lotteria mi erano. E a dove trova uno che mi leva stare ogni agua? No, perché, Ricia, così perché non può essere che trova. Sì. Che a me non fa così. Parla bello. Oggi! Non scordate le rose in forno e fa bruciare con me la tavola. Beh, allora ci avete pensato, rimanete a mangiare con noi, io mi resto pure la signorina. Ecco, sapete con me, a me Natale mi piace la tavola grande. Poi ci sta Nicolina, ci sta Cusumilla, ci stanno i figlioli e sarà più contento pure vicino. Ma ho sapito, tengo a mamma solo paese. E poi come si dice, Natale si fa che genitore, no? Ah, questo pure è giusto. È usanza antica di 10.000 anni. Aspettate. E te paro, no? Come faccio? Oggi! Non scordare la presa a mugnare, che mi rindo un sacco di Elian! Non ti brugliò! Maria, te ti ho preparato un bello canistro. Grazie assai. A così quando te ne vai, ci ho portato a mamma. Ma non potevi venire pure a casa, faceva Natale con noi. E che le mosse ci muova con po' presepe? Hai ragione. Ma ad ogni modo ha generato ordine a Cicci, no? E preparo le rose. Sì. T'accompagnisse, tanto il paesello è vicino, Qualche volta la vita viene a trovare, mamma. Sono certo che la facete una grande simpatia. Voglio sa che ti dico a te. Dici. No, io te lo dico perché come si dice, io so parlare in faccia. Parlate, tu essere proprio una grande, ma una grande ruffiana. No, non mi ha fatto squaglio sangue a cuore. No, sa con me. Tu devi una maniera, capito? Ah, in maniera, capito? Si state capaci della cirinde grazie che tu sei figlio di Vicenza. Perciò è essere proprio una grande ruffiana. Aspetta. Ma credo che ci avevo conosciuto. Pure io. Oggi! Ma se li vuoi una vascia cellare, mani già accuso mille. Mille capo. Avete ragione, sì, mille capo. Come si può fare? Ma tu devi scappare, stamattina non ci stai facendo a schiaffa niente. Vorrei capire come fa la confusione, sono io, è così. Torea, giù pazienza, vai in dove all'Asia. A coppa c'è sto panare, tutto l'uovo che trovo mi porta, vai, giù pazienza. Ma perché? Che stai facendo, lei? Niente, ha già fatto ruitare a lei più. Quindi si viene il gennarino, quando se ne va si è fatta la casetta. Viene il gennarino. Ma come si fa venire a malinconia ancora, lei? Ha già da pazienza, che le mogliere mi è una poca afflattiva. Se una malattia che chiagna sempre, la vecchiaia, ti capisco? Ma perché? Ma sto chiagnando, sì? Ma ragazzi non lo saccio a te. Ma sapete che fa? Sta facendo tutto il serbatoio pieno. Sta stipo tutte le lacrime dall'occhio. Appena ci metti a tavola, le pago tutte le cose. Va porto canisto con bar, va? Tu la parla sempre, ma tu stai zitta, sì o no? Ma perché non può essere che a Gennarino vecchio? Ma che ne sta meglio a me e meglio a te? O saccio, però si stava a caere meglio. E va buono, guardasse pure che bene. Ma madre, voi la parte in caffo spaziale? Sto dietro. Dimmi una cosa, ma l'ultimo treno a che ora sta? Ma che le cattiche, ma pure Natale, mi fai stemmare, pure signor, Natale, sì. Ma signor, non vi stemmare, sto non vi stemmare. Donna Concepo, volevo salutare, perché come ne va? Scusa, mi tengo in mano il spalpamiere. Buon Natale a te e a mamma per 100 anni. Grazie, pure a voi. Grazie, rammelo, tre. Grazie, sono voluto fare. Gabriele, ma perché non mi hanno domandato l'ultimo treno a che ora arriva? Ma vedi che lupa da terra, è vero che lupa da terra, non bene Gennarino, capito che non bene? Ho capito, e che non qua fa? Ma quanto è brutto, pure a Natale è brutto. Viaggio passato non vai con quello, se ne andava. Vedi,
Dimmi una cosa, Nicolina e Cusimela, dove stanno? Se chi dà più vina, lascio cellare. Ah, senta, fammi un favore, no? Fa una corsa a stazione. E va bene l'ultimo treno a Napoli, a cuore ci stai. Io sì. L'aspettate pure voi a Gennarini, ov'è? Ma quando mai facciamo sti uomini? E va buone. E per mezzo che la cicciuettola, perché non mi ha ecco. Sentite, le femmine mi pigliate collera perché io so parlare in faccia. Solo che è stata fatta? Ad aggiagnere, ad allattare e ad sgravare. Capito? Ecco. Ah, se no io dico sempre, non fu soldato e facevano pure la guerra. E poi da scavi vincevamo pure, capito? Sentite, già la pazienza, ma lo tengo che fa, ma si poteva. Ah, in Vicenzina, dove sta? E l'ha già salutato o no? Ah, già, tu muoia a partire, hai ragione. No. Senti, Maria, fa una cosa. Sì. Che lì sta ancora a compare, no? Sì. Tu mi vieni con me, io chiamo, che li scende e tu lo sai. Grazie andiamo a tutti. E io che faccio, Maria, aspetta il cane. Ma ho ragione, la signorina, ma questa solo cara. Signoria, ci ho fatto un presente, ovvero? Ci ho visto, aspetta. Ti va a passare, ma cucina i pastori, vedi com'è. Ma non ti preoccupare, Marita, aspetta qua, va. Ma non ce la faccio più, sta lì, sta qui. Ma quando passano si fece? Almeno, se ne chiudono un po', sono scucciandone, non mi lo sentire più. Hai ragione. Fammo piacere, arriva un momento a stazione. E domanda l'ultimo treno a che ora stava? E ovini che io piglio a bacio ce l'ho. Ovini, sempre ovini, sembra una cosa, pensa. Una concia, che l'ovino è la prima cosa. Cioè so che l'ovino mette sangue, lo sapi? La carne pure mette sangue. È la fatica che fai il tuo sangue. È la fatica che non piace a te. Ovino faccio pigliare a costumiello, ma fammi piacere. Se mi fai un servizio è buono. Ti prendi una bella bottiglia di vino che l'ha tappata, sa? E ti faccio vedere salata. Allora corro subito su. Portami una bella notizia. Ma che bello. E chiama la stazione. Madonna! A birra per ora! E tu che fai qua? Ma tu sei chi le mie sa ferrovie? Io qua sono da casa. Tu che fai? Io sono venuto a trovare Maria. Guarda che qua sto in incognito. A dove? Gesù, ma perché non lo facite tra sì? Ma a chi? A incognito. Sto in incognito. E chi è incognito? Cioè, nessuno mi conosce. Sto a nascosto, insomma. Ma no, non parli italiano, tu parli cinese. E nessuno mi conosce. Ci ho capito. Se tu riesci soltanto mezza parola in quell'anno, vedi che sto bello naso cattivo, sì, eh? Io ero morsa, Ti faccio diventare una capa morta. Cannibala. Gesù, va a caccinare. Sì, sì, hai già così io una unge. Oh, Lodovico! Lodovico! Vieni qua! Lodovico! Vieni qua! Lodovico, non ci sta. Ma sembra la segretaria ci sto. Senta che dice, sì. Ma io ti dico pure a te, oi. Bene. Se tu dici mezza parola, e dici come e quando ci siamo conosciuti. Io ti piglio per orecchia e tanto ti tiro quella, tanto ti tiro quella, tanto ti dire, ti faccio diventare lungo, lungo come una giraffa. Voi mi avete capito buono? Sì, signore. Ma io vi tozzo capo e capo, tutte e due, come vi permettete? E che sono sti confidenze? Ma guardatelo poco, guardate. Signori, ma che sta? Ma chi lo sa? Io sto guardando per sé, è così bella e che le fanno spiritoso. Ma chi lo sa? Chi vi conosce? Ci siamo incontrati da qualche parte? No! Quando mai? Beh, mo ragionammo, Ecco ci volete fa, signori, quando chi l'uomo nello proroco piercia. Ma voi chi siete? Si mi è innamorata. Era mi è innamorata. Ma son che vedova. Facciamo giallone o pazziamo? In un piccolo indubbio, vedrò anno, si viene rinda cucina e ti mette rinda a caurare o vostre per la stella. Non pazzia, che lo bravo me la già avevano pure. La già avevano pure. E come dopo? Ma tutto quello che rimane sia ancora vivo. Io ti faccio piezzo piezzo con il mio capitone. Io ti ha già scamazzato capo con una noce. E io come una noce? Hanno fatto tutto un pranzo di Natale. Guardate, io non volessi capo, colpa mia. Ma signori, non vi preoccupate. Chi lo già stava a parare. Tutto rispetto per voi mi hanno abbuscato. Va bene, ma poi del resto chi le niente male hanno fatto. Mo mi facete mortificare. Oi, mo si fa rossa.
E amma, sentite a me, signori, facite pace, non voglio stregare la. Facciamo pace, oggi è Natale. Permettete? Oh. Abbracciatevi, abbracciatevi, tanto bello, abbracciatevi, sua mamma. Ma che è stato? Signori, avete sbagliato malato. Scusate, ma io poco ne sapevo. Sto chi dovasci. Amma, scusate, signori. Sapete che il bono sul biglino mi hanno fatto? Io sono chi un po' con queste cose vicino a queste cose. La famiglia mia siamo abituati di non dare mai confidenza a un uomo. Ecco, perché facciamo scrupoli tutte cose. E che le ci pare? Ma che lei non si vede quando è una femmina contigliosa? Oh Gesù, che l'ho porto scritto in fronte. E allora perché ti vogliamo comprendere? Già. Chi lo sa credere che sono tutti quanti come che lì là che conoscono loro? Santo signori, chi sti lui quando vanno a Napoli per cocca servizi, sapete che fanno? Che fanno, che fanno? E io, ma non so se ti posso dire la parola a Nanza a voi. No, no. Insomma, vanno a mia ferrovia e vanno a te. Zitta! Zitta! Cosa sei pazzo? Ma che vuoi dire la mala parola a Nanza la signorina? Non da rita, ma che la signorina ha capito? E come no, non ha giù capito. Ma perché che le femmine là stanno a baciare la ferrovia? Ma perché voi non ci siete mai venuti per baciare la ferrovia? No, perché io alle 8 di sera già sto chiuso in casa. Stavo coprifugo. Mi ripeto la giarice, voi siete troppo abbonatelli. Voi vi asciutano poco. E nato poco, si mettiamo ci mettono noi che stiamo roba paese capuglia. Ma guardate, che ci volete fare, chi è carattere? Se voi poi non facevo pace, io rimanevo con uno scrupolo come se avesse acceso a coccruna. Sapete? E voto una parola, un rispetto, un anzirio, e va un fumo in un matrimonio. E poi è peccato. A signorini chiagna? Sì. Io... Chiagna, perché mi vuoi sposare Izzy a chiesa, l'orgra e sciura Ave Maria. Povrega che si è innamorata di me. Scusatemi tanto, io penso all'amica mia che stava malata in ospedale e aveva a morire. E invece mo sta buona. E si sposa. Sentite a me, pure se non è un maccarone zita, un vermicelle marito pure buono. Potesse dicere io si ingoppa all'altare. Ma perché voi non potete sposare? Voi volete fare monaca? Sì, forse mi faccio monaca. No, ma perché... Poveri muli ci hanno passato uomo. Ovrida. Non chiami più, ma è passato. Cristina, è mia. Sì, venga, Maria, venga. Vi raccomando, non va appiccicato più. E voi due, quando venite a Napoli, non vi fermate più in mezzo a ferrovia. Può essere pericoloso. Buon Natale, mangiate voi, capitone, grazie a Dio. Buon Natale. Ma che brava femmina. E poi riescono che i ma femmina così non ce ne stanno più. No, sono aumentato. Oh, ma non a proposito, ma mi scordavo, io avevo la stazione a domandare l'ultimo treno a che ora arrivavo. Sì, ma già so io di, ma manda Don Gabriele. E beh? Treno non ce ne stanno più. E chiamo un gelo a dice la donna Concetti, quindi le dingelle che ci sono stati a stazione. Sì, no, sai con me, Grillo, la Luca. Guai! Non da credere che fornisce così, Ma a cominciare una volta? No, io non ho commenti, io fornisco. Scorda di me. Lucine, ma perché mi hanno detto proprio oggi che è vicino di Natale? Pensa che lui stanotte mi mettere un bambinello in da rotta. Hai capito? E poi guardi, so come piace a te, tale e quale, o pastore a meraviglia. Ma chi le teneva mezza coscia rotta? Mamma bella, hai fatto centro proprio. Iam, po' pastore a meraviglia. E lo faccio, chiudo gli occhi e aspetto che tu mi dai il bacio della pace. Però fa un presto perché mi stanco un coppa uno vero. Lucine, abbracciami, guarda, sono tale quale lo pastore a meraviglia. Abbracciami, Rosì, abbracciami, sono un pastore a meraviglia. Abbracciami. Lucine, e fa un presto, muovo.
Oh! Rosine, cagnate voce! Ma che stai facendo? Ora è morto! Ora è morto! Ma che sta? Ma che sta? Papà, che succede? Ecco a destra! Ecco che lo scemo è così, lui facerti pazzia così insipido, così insipido che a me mi tocca niente. Ma come la scatetola facendo questo ramo meraviglia così, ma non scemo. E poi va applicato con la chi? Che le cerevali non sono buone, va applicato con chi? Hai ragione, figlio mio, ma che ci vuoi fare? Mamma mia. Voglio? Eh? Ma che porta cadere? Ah, e non scialo per mamma. O era? Vuoi di prego? No, no, ma non posso appuntare, lo primerò, appuntaretto, lo primerò. Guarda da qua, guarda. Chi si mantiene più capri mamma la mia questo veramente è bello so, è una massilana proprio ma... E poi ci pigliate pure un altro bello Che pigliate che pigliate che pigliate fammi aprire che pigliate fammi aprire guarda qua guarda che pigliate che pigliate che sei una bella collana mamma mia che siete belle belle bella assai ma ci vuole pure un sacco di soldi sì vado assai proprio sapete c'è un libro a Marino mo se ne è giunto ce la stipamo per quante donne e poi ci pigliate pure un altro bello regalo un regalo pigliò fammi aprire è bello questo regalo fammi aprire ma ci pigliate sta bella gravata mamma mia questa è una sciccarina lo so questo quando lo sa mette pare proprio un grande signore c'è un libro a Gennarina caso mai veniva ce la stipamo per quante donne sì no stai piacendo bella assai dammi voglio ma per Nicolina a così mille ne pigliate niente e chi c'ha secco così mille Nicolina boh non si può mai sapere e poi che pigliate che pigliate e poi che cosa che pigliate e poi ci pigliate sta bella pipa ah finalmente ti sei ricordato papà fammi morire mamma mia ma questo è troppo bello, figlio mio. Beh, perciò la cimigliata. Ma io non posso fumare da sta pippa qua. Perché? Ma io sono abituato a quella cannuccia. Non si porti giù la pippa. Anzi, porti giù, hai ragione. Ma ciao, ci vediamo a mamma, aspetta. Ma metti i manifesti. Oh, già, vieni qua fuori, vieni. Guarda, figlio mio, che mi ha regalato. Guarda che bella pippa. Questa è mica una cosa lì. Questo costa 20-30.000 lire. Ma vero? Con c'è, in giro manco fumare. Come, non c'è fumare? Se no si sciunga, papà. Come si sciunga, Gesù? No, non sa che facciamo. Mettiamo un coppa un bello comodino, così mettiamo per bello fare. Mettiamo come Mosè, Ha portato un bello scialle a te, ha portato la collana per Maria, ha portato una cravatta, insomma, belli regali, bella assaggio. Allora, figlio mio, da la cravatta è pigiornata. Sì, auguri. Guarda com'è bello, è da sé. Guarda che bella cravatta, ti piace? Quanto è bello! Bellissimo, è bello! Ma credo che non è. Treno non ce ne stanno più. Ma perché non può venire con una macchina ce ne arriva? Chissà. Ma metti me che ho tanto belli vostro, a così chilo non ha bene tra se la porta su per te. E osciallo tu vuoi o sciallo? Sì. Hai visto com'è bello sto sciallo? Quanto è bello! Ti piace? Che stiamo a fare in danosso io! E mettati lì, così scemo! Ma metto un scialle mo, io già sta in da cucina. Ma pure può dare soddisfazione al vicino, no? Mamma, non ora da letto a sto vecchio. Piuttosto non affaticate in da cucina, facete fatica il figlio uno. No, belle mamme, Natale è Natale. E 100 braccia non abbassa. Sembra tutto così, sì, in da casa, sempre. Permesso? Chi è? Si può? Don Giacinto. Ecco voi. Prego, accomodatevi, Don Giacinto, accomodatevi. Grazie. Gabriele, io capisco la tua meraviglia a mavericare in da casa tua dopo quella forte discussione che c'è stata fra me e te. Certo, fra di noi ci stanno poche ruggine. E naturalmente ognuno tiene la marmocca. Ma oggi è Natale. E quale occasione migliore per lo va tutto un frace da mese? E così oggi pensate portare questo piccolo omaggio a te e a Donna Concetta. Sì, ma io... Va buono, papà. Io, tu... chi sei giorni di pace? Iamma, stringi la mano a Don Giacinto, me. È giorni di pace. Il figlio mio Vicenzo, prima, era fu predicatore. Con c'è, in dice Don Giacinto ti ha portato un bello canisto. È ben accetto, ma proprio perché vi siete scomodati voi, o mandavo un cocco runa. No, sono venuto personalmente per stringere la mano a Rabieri e a Vicenzo. Chi sta nel bottiglione vino, guardate com'è rosso, ma pare sangue.
Qua invece ci stanno due pullastri. Uno è morto già, la già ci si stessa. Marallo! Che non lo saccio, non mi ha fatto impressione. Aggiateci pazienza, don Giacinto. Quella mogliere non sta dando buona capa. Stiva per ricendere. Uno l'ha già accesa che in mano meglio. Può mangiare rimane. Nati invece è viva ancora. Voi stipate per primi l'anno. Voi Gabriele, buon Natale, mangiate e bevete la salute mia. Tanti auguri. Tanti auguri. Beh, visto non saci come parlare voi. Non lo capisco. Comunque, con c'è, troppo figlio stucanisto e getto da qualche parte. Ti ha permesso? Pure io sono cugnato, io papà. Oh, professore Uber! Ma avete fatto tardi però stasera. È stato lungo oggi. Aspettate, aspettate. Nicolì, cosa mi è? Quello ha scelto il caffè e lo sa pugnare. Questa è la funzione, lasci, lasci. Aspettate, professore, era stato più qualcuno vicino a noi. Oggi va, facci le parole. Una bella nuera, professore. Yeah. Anzi, fammi un piacere, mangia tu. Va bene, questo mi mettici pure un bello fiasco che vino, un paniello e va. Io giro, va bene. Ma questo è all'ordine, ma c'è per il mall'anno che bene. Capito? Mo mangi l'anno che bene. C'è da me, c'è l'anno che bene. Sono arrivato sacco e roba. Guarda che porto. Io che faticato, non è che porto un quintale a mano porto. Io lo penso, sono capito, sono un venite professore, venite. Pace bene, pace bene. Pace bene, pure a voi, che cazzo per Brasile, state da voi. Ci voglio anni, figlio mio, che per forza. Sì, a me oh, ma come facete che andate là? Non mi portare, mi spadico, dio. Pace bene a tutti i casi, solo qua, pace un giusto. Siete affissati, sì. Ma che modo te ne caccia a te? Ma vedete un po'. Gesù, Gesù. Non mi pare mai la vigilia di Natale. Mamma mia, che anni sempre questa mamma tua. Che c'è? Che c'è? Fammi pure a me la parte rinda. Se la qua a con il bambino nasce e ne faccio morire uno. Sa com'è che le mamme da Santa lì, capito? A speranza che viene gennaio. Che c'è? C'è la verità. Guarda, la vigilia di Natale è la festa più bella che esiste in coppa mondo. Però sto fatto che si da mangiare tardi la notte, a me non mi piace proprio. Ui, ma che pronto mi chiamare? Sì, 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 vuole andare la mano a mamma. Oggi okay. Sì, sì. Ma trovo la mano qui. Permesso? Chi è? Scusate. È qui che abita la famiglia del carabiniere Gennaro Calabrese? Sì, io sono confrato. Perché? Che è successo? Qualcosa? Purtroppo vi devo comunicare che vostro fratello è stato ucciso da un bandito a un posto di blocco. No. No. Io ero con lui e ho raccolto le sue ultime parole. Perciò sono venuto personalmente. Ha detto: salutate mamma. No, no, non è vero. Non può essere. Appena 20 anni. È accaduto poco fuori all'autostrada allo sbocco di Salerno. Abbiamo ragione di ritenere che l'assassino sia nascosto nelle campagne circostanti. Forse lo prenderanno. Qualcuno ha visto fuggire un uomo vestito da prete. Vi assicuro che sarà fatto tutto il possibile per prenderlo. Signor Calabrese, mi sentite? So che ogni parola di conforto sarebbe inutile. Coraggio.
coraggio. Dici, mamma ha detto che la Diana stava a volare, ma mi maccheruna e mangiarmi, capito? Poi, ma che sangue ci va a vivere con questa Diana tutto? Ma che anche per tu, ma così fatto fermo tu? Papà, i vaga tu Maria. I vaga tu Giuseppe. Ma sapete che lei sta solo con la mamma, io prima Natale che facciamo amore. Ah sì? Va va. Ma tu Maria, tu hai ragione, che lei sta solo con la mamma. Vuol dire che io Natale me lo faccio con le strane. Va va. Ma che la mamma lo sai con me? Non arriva una parte. Tu a no. Trovate voi una scusa. Io non ci voglio manco ricere. Sennò che lei si mette a piangere. Mi pare che stavolta non tenesse una ragione. Ad ogni modo, va, va, a te non coppa la montagna a fa una tale che bella voi, va. Dici, ma tu non mi ricevi da. Tu mi stai trattando come se fosse una femmina. Mi è successo qualche cosa. È venuto un carabiniere. Qualche mascia di gennarino. Tu sto buco. Papà. Papà, quando si fanno certi mestieri... Ma è ferito. È quello che state pensando? No, no. Vici, mi riesco, pazza. Non mi fa portare i manicomi, vici. Papà, mamma non l'ha da sapere stasera. Io ci ho parlato con Mirko. Mamma è malata. Poi già ci ho vicino tutti e due. E parlate, dicite qualche cosa. Non me lasciate sola così. Ma come? Il mo mi pazziamo e mi arriva un coppia di noi. E che pozzo dice? Io non sono nessuno di ciò. C'è un'ora nera. Gesù, c'è un'ora nera. Papà, io già io. Ma dove? A tu cenarino qualcuno da io. Già, ma l'anna mi si rinda una sala mortuale. Mangolietto te, gobbano dopo le marma, come la bestia. L'ultima volta che ci siamo salutati mi dicette, quando era piccerile il vaglione più grosso la faceva una prepotenza. Io dicevo da manna frate, da manna frate mo grosso. E mai commettate, papà. O frate grosso son io, ma sta chiamando! Anzio io! Anzio io! Anzio io! Quella capriaccia, una tappa, stiamo, siamo pronti! Sicurata per il guaglione! Non voglio fare niente giù! Non voglio fare niente giù, che sta? Ma perché ha Lucca? Ah, perché ha Lucca? Ah. Perché ha già Lucca, Ma come a Natale un figlio lascia la mamma, io vado solo e se ne va a fare Natale con la bella sola. Ma chi sta tra di me? Vicenza. Vicenza. Ah, e se ne aiuta? A così se ne aiuta? Se ne aiuta così. A te che se non voleva lasciare sola, innamorata sola. Ma come? Usanza antica, più antica che Gesù Cristo, tutto insieme se ne avevano amico. Ma Natale si è fatto sempre con la famiglia. Se ne aiuta così e non mi ha salutato nemmeno. Non ti ha salutato nemmeno. A te che esse voleva che non diceva perché lo sapeva che tu ti metti a chiangere e esse non ti fideva neanche così. E se ne è, dai. No, così dai, così. Io mi vado ad innamorato, io avrei che mangia mettere a fare. No, non voglio a nessuna parte. Ne aiuto. E va bene. Bravo. Ma tu poi dici che io a gennaio lo porto a pisangare. Ma forza, chi l'è nata cosa? Il sistema è cavolo, non c'è niente. Non c'è, per come tu dici, Piglio tutto quello che hai preparato e gettalo andiamo in mezzo. Io non mi fino manco roba lì. Io non voglio fare niente di ciò. Non voglio nemmeno mangiare nemmeno. Io così sono. Ma mi sono tutti qua. E per me non c'è un Natale. Anzi, aspettate la tavola, bella, bella. E facetevi Natale in grazia a Dio. E non mi riuscite manco una parola, Manco una parola. Facete conto che non esiste ciò. Ah, sì? Ma non va a montagna da mamma che le manda sempre. Tu non vai a nessuna parte. Tu da siete noi. E te stai zitto. A così voglia e basta.
Non posso dire figlio maschio? Già, ma così si dice. Abboniamo che mi fa begonia. Non mi sa mai trattare. Ma non fa così, Giacomo, ti dice a tavolo. Ma che? Maronna, ma tu tieni in mano fritto fritto? No, in mano no. Ma io non lo saccio. Io mi sento fritto per dire. Aspetta, usciale vicino, aspetta. Ti, con qui si stai cavrando, noi? Stai bella così, sì? Gabriele, ma che sta? Niente, che adesso? Ma che è tutta sta gentilezza? Com'è che non mi dai le strille in capo? Com'è che non mi dici tu state zitta? Ma che stai dicendo, conce? Tu mi hai trattato così solamente quando io sono stata malata in ospedale. Gabriele, guardami rindo all'occhio. Ma fosse successo qualcosa? Niente, che ti succede? È che è Natale e siamo rimasti solo tutti e due. Forse Natale, quando si fanno i figli grossi, non si avesse a fare più. Ma Natale è la festa di creature, i stellotelli, i botti. Alla fine, Natale che stai, no? E tu ti ricordi a Gennarini, quando eri piccerino tantino, questa stellotelli in mano, come le piaceva a presepe. Tu facevo mast e io si facevo guaglione, ti ricordi? Poi c'è il che sta zitta. Caistrilla di che state zitto, ma che sono che preti, ma vuoi farli e mi ricordare tutte queste cose, sì o no, ma vuoi farli. Oh bambino, sì, chiamo Gabriele, non ci pigliamo con, mettiamo un bambino in da grotta, figlio andonati, amo. Tu scendi dalle stelle, o re del cielo, e vieni in una grotta al freddo al gelo. No, un bambino non nasce più. Gesù Cristo non me ne giunga a terra, ma che noi non siamo più degni, ma che un mondo è infame, io bambino non nasce più. Ma che è stato? E niente, ecco, Vicenza mi ha lasciato, e mi hanno lasciato solo tutti e due, figli miei, capito? Manda Maronna, sì, manda Maronna, date nuovo figlio suoi vicini! No, è sacrilegio. A Maronna mi ha da guardare Gennarini mio, e tu non la vogliaste mai così. E mo non mi dice state zitta, eh? Va, metti un bambino in da grotta. Voglia così! Va, metti un bambino in da grotta e di... Marò, ti raccomando ai figli miei! Ti raccomando a Gennarini! A Gennarini! Marò, ti raccomando ai figli miei, ti raccomando a Gennarino, Marò, a Gennarino, figlio mio, Marò.
scusate, forse sto casolare appartiene a voi. Io mi sono riparato a capo perché mi ha sorpresa la pioggia e mi è stato in campagna. E pure sono trasuto a capo per riparare la pioggia. E poi pure si era a casa mia e se non me la cacciavo. Ma come siete fatti vicino a un braccio? Qui partite sano? No, si è stagnato. È una ferita lì. È stato un schianto. Ma credo che tengano pochi freni ancora. Ma voi sbattete niente, tremando? È stato un incidente di macchina. La macchina è sbandata, si è dovuta sbattere in faccia a un muro. Ci ha lasciato la giacca a Inda. Me l'ha gelata per vedere che mi era fatto un braccio. Ma ora vado a pigliare. Ah, Royal, forse sta facendo stata in bestia. Mo che sciopa venite a casa mia e chiamare a mano mia. Qui a così non potete camminare. Ma che siete fatti, un animale? Stanitemi coppa a sto materasso, venite, a così va riposate una volta, eh? No, vi ringrazio, pozzo stambi. Facete come volete pure. Ma... ma aspettate a qualcuno? Io? No. Stiamo guardando si è risciuto. Ma pare che patatene se ne è scordato l'acqua. Forse ho cielo che sta chiedendo un coppa un lutto a casa mia. Ma avete perduto a qualcuno? Un frate. Era carabiniere. Teneva 20 anni. Ma l'hanno accesa barbaramente. È morto in mezzo a una strada fuori a periferia salendo. Lontano da casa sua. Io là sto venendo. Sono corruto con mano pazza. Che poteva fare io? Che poteva fare? Ha già lasciato a mamma con la scusa e so partito solo da paese. Sogno da me campagna, addosso frate mio è stato acceso. Ha già trovato tutte parto chiuse. Forse ha paura, forse la merda. E chi ciò dice a mamma mia stasera, che non ritorno più carabiniere, si lascia in mano a sto bandito, a stessa morte farà da manda fa. Fermo là! Castanese! E Castan Gaburia, Don Giacinto! Vicenzo! Coppo giornale una fotografia e l'assassino che lo fa di me. Una massaria, dinte in campagna proprio addosso anch'io. Stevato nascoso sto nemico mio, che all'accio ritto resto vedere a malà. E manco triemma fa, che triemma fa. Che non ti porta l'umana polizia, ma c'è questo momento paradone, stimmata che hanno sempre faticato, stasera sangue tu mi sanno scorrerà, a così io...